Le indagini antropologiche, lo studio del comportamento, e odontologiche, lo studio dei denti, hanno rivelato che i resti umani rinvenuti a Novellara il 27 novembre 2022 sono di Saman Abbas, nata in Pakistan il 18 dicembre 2002. Per quanto riguarda la causa e la dinamica del decesso, è possibile affermare che sono stati riscontrati segni certi di trauma vitale all'osso ioide, del collo, e ai tessuti molli circostanti, elementi riconducibili a una compressione del collo negli istanti precedenti la morte. Considerati la frattura vitale allo ioide, l'infiltrazione emorragica dei tessuti del collo, il sangue nei polmoni e l'assenza di altre cause lesive mortali, è possibile concludere che il quadro è indicativo, malgrado l'avanzato stato di decomposizione, di una causa di morte da asfissia meccanica, da strozzamento o da strangolamento. Lo scrive l'anatomopatologa Cristina Cattaneo nelle conclusioni della perizia medico-legale presentata negli ultimi giorni al giudice del Tribunale di Reggio Emilia, dove si sta svolgendo il processo per l'omicidio di Saman Abbas. Gli imputati sono 5, familiari della vittima. Sono accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere. La ragazza è stata uccisa la notte del 1 maggio del 2021 perché non voleva sposare un cugino di 30 anni. Per i genitori, gli zii e i cugini, Saman era troppo ribelle. Disobbediva, non rispettava le rigide tradizioni del loro paese, si vestiva allo stile occidentale e si era allontanata dalla religione musulmana. Per questo motivo doveva morire. La sua fine è stata terribile. Il medico legale Cristina Cattaneo, che ha lavorato anche nel caso Yara, ha accertato che Saman è stata soffocata o strangolata. Il suo corpo è stato poi seppellito 2 metri sottoterra, in una fossa scavata a soli 700 metri dalla casa dove viveva con i genitori e il fratello minore. I suoi resti sono stati trovati dopo 7 mesi di ricerche e solo grazie alla confessione di suo zio, che ha indicato il punto esatto in cui scavare. Da quel momento è iniziato il lavoro degli scienziati, che hanno affrontato il difficile compito di scoprire se i resti fossero di Saman. Il medico legale ha confrontato i denti trovati tra i resti umani con le foto della ragazza sorridente, ha spiegato la dottoressa Cattaneo. L'identificazione è stata raggiunta grazie al confronto di immagini prima e dopo la morte del soggetto. Nel nostro caso, sono state selezionate immagini e video recenti del soggetto in vita e si è proceduto all'accostamento e alla sovrapposizione dei denti visibili in foto e video in cui la vittima rideva o apriva la bocca. Il confronto è stato fatto sia per l'arcata dentaria superiore sia per quella inferiore. Di particolare rilievo, oltre all'assenza di qualsiasi tipo di incongruenza, è la perfetta corrispondenza dei singoli elementi dentali. La notte in cui è stata uccisa, Saman aveva indosso i suoi vestiti preferiti, un giubbotto in simil pelle nero e dei jeans blu con strappi all'altezza delle cosce. Indossava una cavigliera e aveva dei piercing, abbigliamento che la sua famiglia non tollerava. Sono 5 le persone finite a processo: il padre Shabbar Abbas, detenuto in Pakistan, la madre Nazia Shahin, latitante, lo zio Danish Asnain, i cugini Ikram Ijaz e Nomanulak Nomanulak. Rischiano tutti il massimo della pena.